La collezione riportata nel secolo scorso da Guido Boggiani è una delle collezioni di più grande valore conservata qua nel Museo Pecorini. Essa fu composta negli ultimi anni del secolo scorso nel Chaco paraguayano e nel Mato Grosso brasiliano da Guido Boggiani ed arrivò intorno al 1895 una prima parte e successivamente, dopo la morte del pittore novarese, nel 1901 ad opera del fratello Oliviero. È soprattutto grazie alle ceramiche dei Cadoveo, ma anche degli ornamenti plumari dei Chamacoco, che è possibile vedere il criterio sottostante alla selezione, un criterio estetico, in quanto Boggiani era un pittore. La selezione comunque risente anche molto dei consigli che Boggiani ricevette da Pecorini, il quale lo spronava a raccogliere questi oggetti per il suo museo. Se dovessimo chiederci perché questa collezione è straordinaria, risponderemo forse che non è soltanto una questione di quantità, 2500 oggetti che sono importanti, ma il fatto che Boggiani seppe raccogliere questa straordinaria collezione in un momento di grande decadenza dei gruppi indigeni dell'area e, a dispetto di questa decadenza, invece andò a testimoniare il momento più fiorente della ceramica dei Cadoveo. La caratteristica della lavorazione della ceramica tra i popoli indigeni americani, e quindi anche il caso dei Cadoveo, è che la produzione prescinde dall'uso del tornio. Viene tutto lavorato a mano, quindi la particolare tecnica di lavorazione, cosiddetta a colombini, consiste in questo. La ceramista prepara una serie di salsicciotti di argilla impastata e di varia lunghezza e, iniziando dal fondo, dal centro, per costituire il fondo, inizia ad avvolgere a spirale i vari salsicciotti preparati in precedenza. Una volta costituito il fondo, il movimento prosegue dal basso verso l'alto, sempre con questo continuo avvolgimento a spirale, per dar corpo alla parete del vaso. Finita la modellatura del vaso, si procede, pone ad essiccazione per far togliere tutta l'acqua, tutta l'umidità contenuta nell'impasto, e quando l'argilla è ancora molle, viene applicata la prima decorazione, l'impressione a cordicella. La ceramista, con un cordoncino di fibre ritorte di una bromeliacea, denominata in Paraguay caraguatà, imprime le prime linee che abbracciano tutto il contenitore. Quindi fa una prima suddivisione degli spazi che poi man mano andranno riempiti o con colore o con ulteriori suddivisioni all'interno. Il pezzo poi viene posto a cottura all'aperto, formando una catasta di legna al di sotto della quale vengono posti i vasi d'argilla. Una volta terminata la cottura, la ceramista, quando il pezzo è ancora caldo, appone il colore nero ricavato dalla resina del guaiacum officinale e poi procede con l'applicazione degli altri colori, il rosso o il rosso ricavato dalle matite e il giallo da un'altra pianta. Guido Boggiani fu il primo studioso che all'epoca si interessò alla pittura del corpo, a questa peculiare manifestazione diffusa tra tutti gli indigeni, tra tutti i gruppi indigeni dell'America settentrionale e meridionale e soprattutto tra i gruppi amazzonici. La diffusione della pittura del corpo tra i Cadoveo e tra gli altri gruppi indigeni è motivata soprattutto dal fatto che la pittura del corpo è una maniera di vestirsi, è una maniera di abbigliarsi e quindi in questo modo è anche un mezzo attraverso il quale, forse il primo mezzo attraverso il quale, l'individuo si distingue dagli altri gruppi confinanti, ma si distingue anche all'interno della propria comunità, attraverso dei motivi ripetuti sul suo corpo e non su altri.
Quindi la funzione, il senso ultimo della pittura del corpo, in generale possiamo dire, risponde proprio a questo, all'esigenza di affermare la propria identità etnica come gruppo rispetto agli altri, ma di affermare anche il proprio specifico individuale in senso culturale all'interno del proprio gruppo. Per i Caduveo purtroppo si sono persi i riferimenti sicuramente mitologici, i riferimenti simbolici dei singoli motivi. Già al tempo di Boggiani le donne che erano quelle a cui veniva affidata la decorazione dei corpi maschili e femminili non ricordavano più i vari significati. Oggi sono poche le depositarie della memoria iconografica tradizionale e si tratta in gran parte di donne anziane, il che fa presupporre che nel giro di pochi anni c'è il rischio reale che si perda questa conoscenza iconografica. La pittura del corpo oggi è concentrata soprattutto sul volto, in cui si ripetono i vecchi canoni tradizionali, anche se con tratti molto più leggeri, le antiche linee molto incise che suddividevano asimmetricamente il volto, oggi sono sostituite da tratti più leggeri, da punteggiature, quindi c'è un elemento molto più leggero rispetto alla pittura, così come si faceva un tempo sul volto. Le occasioni in cui si ostentano le pitture del corpo ovviamente sono molto più ridotte rispetto al passato e riguardano soprattutto le grandi feste, sono legate soprattutto alle danze relative alla cerimonia del Bacipau e si limitano soltanto a questo.